Successo? Niente, dovevo salire. Tempo migliore di ieri. Dovevi acquisire esperienza. Diciamo che sei con una macchina tra virgolette ibrida. Sì, forse non è la parola giusta. Non sono, diciamo, scritto nella classe giusta, però volevo provare, modificando un po' l'ala, l'estrattore della macchina, come funzionasse. Perché il progetto è di portarla alle due sport car, sì, a regolamento. Sì, niente, abbiamo forzato un po' troppo, sicuramente non ho preso l'occhio giusto e ho staccato l'ala dietro, con la botta sicuramente si è staccato un tubo dell'aria del cambio e sono rimasto da metà percorso con tre marce, con la terza inserita, e sono arrivato qua sopra facendo lo stesso tempo di ieri, ma sono contento lo stesso. Va bene così, l'arrivo della Coppa Sira è sempre una vittoria. Sì, per carità, ci dobbiamo divertire sempre. Grazie Carmelo. Grazie a voi. E salute. Davide, poi vieni qui. Vorrei che comunque il primo 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Parcheggiati qua. Sì, sì. Non è assoluto. Non è assoluto. Arcangelo Madaffini. Ok,
assoluto. Abbiamo Giovanni Cassippa. Settimo assoluto, Carmelo Scaramuzzino. Carmelo Scaramuzzino, e passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. E aspettiamo il quinto assoluto. Quinto assoluto, Dario Gentile. Cosentino Doc, Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sina. Oggi quarto assoluto, Francesco Leogrande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Leogrande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassippa. Dopo una prova arrivata, sessione di prova, oggi ha tirato fuori un bel risultato, bravo Samuele, terzo classificato. Grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla sigla. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten, grande top ten. Al vertice della top 10, primo assoluto della 41esima Coppa Sina, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il premio dell'assoluto. E il premio dell'assoluto viene consegnato dalla presidente a Domenico Scola, che va pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto. E che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti, bravo Domenico, in alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scola va anche il trofeo Ciccio Bisasi. Anche lui un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina, andate via perché siamo stanchi. Da, un attimo, la Presidente vi vuole salutare. Bene, sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia, e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.